volti inevitabilmente sorridenti alla fine di questo match, terza partita utile consecutiva, soprattutto terza partita senza incassare gol, merito inevitabilmente dei difensori e anche di Chiosa. Ma guarda, i dati dicono questo, ma il merito non è sicuramente solo della difesa, il merito è di tutta la squadra. Abbiamo trovato una certa quadra che era evidente come la prima parte della stagione fosse il nostro tallone d'Achille, quello di prendere gol, perché comunque fare sempre un gol in più dell'avversario è difficile, quindi stiamo cercando di lavorare, stiamo cercando di sistemare la fase difensiva, perché poi comunque il nostro attacco è molto prolifero, quindi cercare di portare le partite a termine con zero gol ti garantisce la possibilità almeno di fare un punto. Ecco, grande grinta, determinazione in tutti i settori del campo stasera, ma non solo stasera. Sì, siamo felici perché non è facile dopo la sosta ripartire con questa determinazione, un po' sulla scia di quello che avevamo, di come avevamo finito l'anno, perché a Sesti Levante abbiamo fatto un'ottima partita, precedentemente col Perugia è stata due ottime partite con la stessa aggressività, convinzione e cattiveria. Quindi era importante partire con il nuovo anno, con un nuovo girone di ritorno nel migliore dei modi, una vittoria ti garantisce di lavorare bene, di lavorare in serenità, con convinzione. E quindi avanti così. Alle tre partite di fila senza prendere gol, tre risultati utili di fila, aggiungerei anche le tre partite da titolare che hai fatto, no? Quanto c'è anche di tuo in questa serie positiva della squadra? Ma sicuramente ho cercato di dare una mano alla squadra, un po' con l'esperienza, che comunque i 30 anni adesso si fanno sentire, quindi cerco di dare una mano quando vengo chiamato in causa. Sono felice di essere aver fatto queste partite da titolare, spero di continuare su questa strada, ma sicuramente il fatto di dare una mano ai tanti giovani che abbiamo in squadra e con la mia esperienza, cerco di fare il meglio, soprattutto per dare una mano sia agli attaccanti, ai difensori, a chi scende in campo, una parola anche sotto l'aspetto morale fa sempre comodo. Di che vittoria è quella di stasera? Perché Rimini veniva da due sconfitte prima di Natale, però è una squadra che era in grande risalita in classifica. E stasera, insomma, 1-0 forse non rende neanche giustizia, no, la differenza che si è messa in campo. Sì, abbiamo fatto un gran primo tempo, abbiamo fatto il primo tempo con il piede schiacciato sull'acceleratore e finire il primo tempo sullo 0-0 era un po' un peccato, perché molto spesso queste partite qua poi il secondo tempo vengono stravolte dagli avversari, però siamo stati bravi a tenerle in equilibrio, a combattere anche il secondo tempo, riuscire a far gol e portare, nonostante un po' di stanchezza sul finale, il risultato a casa. Rimini, come hai detto bene tu, ha fatto 12 risultati consecutivi, quindi è una squadra molto temibile, però l'abbiamo affrontata con la mentalità giusta, con il piglio giusto e soprattutto ripartire il girone di ritorno in questo modo ti dà una bella carica.